Grazie anche da parte di Confindustria dell'invito. Noi salterò molte delle slide che potete trovare sul sito di Key4Biz, quindi perdonate se andrò un po' veloce, ma i tempi non me lo consentono. All'interno della nostra federazione abbiamo praticamente una buona parte della filiera di cui abbiamo parlato quest'oggi, 45 associazioni, diverse sezioni territoriali. Andiamo avanti. Il nostro focus è su questi aspetti. Il mercato di content è un mercato che assolutamente va sviluppato, lo dobbiamo affrontare lato offerta, lato domanda, infrastrutture e regolamentazione. Su questo tema Confindustria, non solamente questa federazione, sta cercando di impegnarsi, visto che abbiamo, come dire, in corso un'attività insieme a un'altra delle federazioni che si chiama Sistema Cultura Italia, all'interno della quale ci sta la FIMI, cioè l'industria musicale, l'industria video, l'industria audio e l'industria editoriale. Attraverso le sigle AIE, Anica, Univideo, Dicevo e Fini. Ecco, insieme a loro vorremmo cercare di mettere assieme un pacchetto di misure che possa contribuire a regolare meglio questo mercato. Andiamo avanti, ce ne sono di diverso tipo, io ve ne accennerò alcune. Andiamo avanti, saltiamo alcune considerazioni sul mercato, sul suo andamento. Andiamo avanti. Prego di andare ancora avanti, ci sono tutta una serie di dati che possono interessare chi vuol capire meglio come ci si sta muovendo in questo mercato. Ecco, in questo ad esempio vi faccio notare come il download di contenuti digitali sia ancora l'attività non prevalente, quindi come questa infrastruttura sia molto importante per tante altre cose, non solo il searching e l'email, ma anche tante attività di servizio che speriamo crescano, scusate, anche nell'ambito dei servizi della pubblica amministrazione. Andiamo avanti. Ecco, noi l'abbiamo analizzato questo mercato in un rapporto, si chiama iContent, lo potete venire a trovare sul nostro sito, ce n'è una versione che è uscita da poco tempo. Affrontiamo anche il tema proprio della tutela del diritto d'autore, che per noi è fondamentale. Andiamo avanti. Ecco, questa è una lettera del nostro Presidente al Presidente Motta, dove si diceva proprio questa esigenza di mettere insieme, qualcuno prima diceva non si sono messi insieme tutti gli operatori della filiera per trovare delle soluzioni. Noi in Confindustria non siamo l'industria nazionale, ma siamo una parte importante dell'industria nazionale, stiamo cercando di fare proprio questo. Andiamo avanti. Ecco, un esempio, quali possono essere le soluzioni? Si è parlato prima di autoregolamentazione. Noi siglammo a Sanremo un patto nel 2005, stiamo provando a riprendere questo patto per arrivare a una formula di autoregolamentazione proprio che definisca quali sono gli strumenti per facilitare la crescita del mercato. Diceva prima Enzo Mazza, presidente FIMI, dentro Sistema Cultura Italia, quindi partecipa a queste attività. Dice: l'obiettivo primario è quello di far crescere il mercato. L'ha detto in conclusione, io me lo sono registrato per bene, però io aggiungo a quanto affermato a lui, dobbiamo però tutelare il mercato legale. Andiamo avanti. Ecco, queste sono delle iniziative politiche che abbiamo preso come in Confindustria, ve le risparmio, avanti per cortesia. Ecco, vedete, in questo caso diciamo accelerare la transazione digitale, ampliando il mercato dei contenuti digitali e privati, valorizzando la libera concorrenza e la proprietà intellettuale. Sono 10 punti per noi fondamentali per lo sviluppo del Paese. Andiamo avanti. Un altro documento, quello che prepariamo in occasione del documento di programmazione economica e finanziaria, pure qui ci sono ampie affermazioni, un altro clic per favore, in cui diciamo e sottolineiamo come per lo sviluppo del mercato serve un sistema efficace di tutela dei diritti. Questi sono documenti ufficiali depositati, inviati al Governo e al Parlamento. Andiamo avanti. Ecco, un'idea. Dicevo, sviluppare il mercato. Allora, in passato io lanciai questa idea di una borsa dei contenuti digitali, l'ha ripresa proprio Enzo Mazza in un convegno qualche tempo fa, io la ripropongo oggi. Ecco, perché non creiamo un organismo? Io l'ho denominato in questa slide e-context, che vuol dire e-content exchange, quindi una borsa virtuale, sta scritto là sotto, in cui avviene l'incontro tra domanda e offerta per la compravendita dei contenuti digitali, la cui gestione è affidata a un organismo ad hoc. Poi è tutto da studiare come si va su questo organismo. Andiamo avanti.
giusto tre righe per spiegare questo e-contest come dovrebbe essere organizzato. Quindi un organismo cui è affidata la gestione del mercato e-contest secondo criteri di neutralità e trasparenza, mi sembra più che scontato. Un obiettivo è quello di stimolare la concorrenza nelle attività di produzione e vendita di contenuti digitali attraverso il marketplace elettronico e-contest exchange. Consente ai produttori e ai consumatori e agli operatori interessati di stipulare contratti di acquisto e vendita di contenuti digitali, audio, video, editoriali e multimediali attraverso la piattaforma telematica alla quale connettersi via internet con procedure certificate, firma digitale ad esempio, per la conclusione online di contratti di acquisto e vendita. Quindi contratti che vengono conclusi selezionando le offerte in ordine di merito economico, cioè in ordine di prezzo di vendita crescente, in ordine di prezzo, scusate l'errore di ortografia, di acquisto decrescente, in modo da garantire il soddisfacimento al minimo costo della domanda espressa dagli acquirenti. E la domanda può essere di vario genere, anche quella che ne so di Carrefour, che vuole offrire prodotti e contenuti in bundling con altre offerte che magari vengono utilizzate nel suo mercato. I soggetti ammessi al marketplace dovrebbero essere soggetti accreditati sia lato offerta sia lato domanda, secondo opportune regole con adeguate garanzie, possono operare sia lato offerta che lato domanda e possono modificare i loro programmi in esito alle contrattazioni, presentando in una fase di aggiustamento ulteriori offerte di vendita o di acquisto. E quindi e-contest funziona non come una vera e propria borsa di contrattazione continua, ma come è assimilabile piuttosto a un sistema di asta. Andiamo avanti. Ecco, il criterio è quello classico dell'economia, incontro domanda offerta, cercando di cogliere tutte le opportunità che l'offerta mette a disposizione della domanda, ma allo stesso tempo cercando di raccogliere tutte le nicchie. Prima ne parlava, mi pare, Chiariglione, non ricordo esattamente, dobbiamo andare a cogliere tutte le modalità in cui si esprime la domanda, e la tecnologia internet consente una miriade nuova di forme di consumo, e quindi noi dobbiamo sapere intercettare queste qua. C'è l'ultima slide. Ecco, una slide, un altro click per favore. Ecco, questa è una pubblicità al futuro. Il futuro che ci attende è questo qua. Oggi noi abbiamo 4 miliardi e mezzo circa di indirizzi internet. Il sistema IPv4 questo consente. Si sta passando gradualmente, entro il 2010, alcuni dicono dovremmo essere tutti IPv6. Ecco, quelli sono gli indirizzi IPv6. Leggiamo questa frase insieme, quantificando. Per ogni metro quadro di superficie terrestre di IPv6 ci sarebbero 666 miliardi di indirizzi in ogni metro quadro. Oggi ce ne sono appena 0,007, cioè 7 indirizzi IP ogni milione di metro quadri della superficie terrestre. Quindi voi capite qual è lo sviluppo che può avere questa tecnologia, e accanto allo sviluppo di questa tecnologia dovremmo saper trovare nuovi sistemi di offerta, nuovi sistemi di domanda, nuove infrastrutture e nuove regole. Grazie. Grazie.